Non ci sono soltanto bollette triplicate a svuotare le tasche di cittadini, pure il carrello della spesa è diventato sempre più salato. Da mesi sono aumentate tutte le materie prime. Rispetto a luglio la Coldiretti Marche ha stimato rincari di ogni genere, più dell'8% sulla frutta, quasi il 20% sul latte, il 15% su uovo e zucchero, il 13% sul pane. E sono rincari che pesano sulle tasche dei cittadini e che subiscono pure i venditori al dettaglio. Soprattutto quelli della piccola distribuzione. I prezzi stanno andando alle stelle da inizio anno, si è iniziato a vedere dai panificatori che hanno appunto aumentato i prezzi, poi piano piano c'è stato dall'Ucraina in poi c'è stato un aumento vorticoso. Il problema fondamentale è che all'inizio c'è stato uno scatto, ma poi questo scatto è continuato, cioè ogni giorno aumenta la merce. Ma di qualsiasi tipo, che sia latticini, carne, scatolame, tutto sta aumentando tutto ogni giorno. Per cui tutte le volte che arriva merce bisogna controllare i prezzi perché c'è stato un aumento del più del 50%. Alcuni prezzi cerco, almeno io nel mio piccolo, di lasciarli fino a quando posso, nel mio minimo margine come posso, ma bisogna ogni giorno riprezzare merce che magari hai comprato la settimana scorsa e via che aumenta, aumenta, aumenta. I latticini stanno andando alle stelle, per cui tutti i derivati dei latticini, sta scarseggiando anche della merce, si fa fatica anche a reperire della merce in base a che cosa siano, insomma, e per cui niente, stiamo a vedere fino a quando si fermerà, ma le voci sono che non ci sarà un arresto, per cui non lo so, il carrello è sempre più costoso, i soldi sono sempre quelli, per cui i clienti fanno veramente fatica. Guerra in Ucraina, caro gasolio per i trasporti, agricoltura penalizzata da costi lievitati e da siccità. Un circolo vizioso che ad esempio ha alzato in maniera sostenuta i prezzi dell'ortofrutta. Si parla di un 40-45% su certi prodotti, 20 25 su altri. Lo sbalzo grosso è stato specialmente nella verdura. Non capisco il motivo, qualcuno dice la siccità, qualcuno dice il coro. C'è anche una speculazione dietro a livello diciamo di mediatori che tramite l'acquisto dal produttore al consumatore, sappiamo che parecchie cose arrivano dalla Sicilia, dalla Puglia, diciamo i trasporti così. Ci sono anche delle cose dovute a delle speculazioni, sicuramente. Rincari anche nel settore carni, dove la materia particolarmente deperibile rende ancora più complicato azzardare ricarichi al cospetto di un prodotto che si rischia di non vendere e dunque di gettare al macero. La situazione nel settore carni è fortunatamente che noi macelliamo e praticamente i bovini li acquistiamo dall'allevatore. L'allevatore ha avuto qualche piccolo aumento come magari gasolio per gli attrezzi, quelle cose lì. E qualcosina si è aumentato, ma anche noi bisogna che stiamo un pochettino limitati anche sul fatto degli aumenti, perché non c'è molto consumo di carne. In questo momento c'è stato un calo sostanzioso delle vendite nel settore macelleria. E noi stessi stiamo attenti nel muoverci nei prezzi, perché visto quanto un prodotto non lo vendi, noi vendiamo un prodotto deperibile, non è che vendiamo un prodotto, una maglietta che può stare lì mesi e mesi, non è così. E loro bisogna che stiamo attenti anche a non ritoccare i prezzi, perché la gente in questo momento o che non ha i soldi da spendere o li spende diversamente.